Buongiorno da Pier Carlo Varra, siamo al Caffè Alessandrino di Alessandria in piazza Garibaldi 39, dove l'associazione Liberamente del presidente Fabrizio Priano ha organizzato una mostra di pittura. Abbiamo qui sulla nostra destra la pittrice Albina De Alessi e a sinistra Cristina Saracano, autrice del blog Alessandria Today. Buonasera Albina. Buonasera. Da quanto tempo ti occupi di pittura, di diretti, insomma? Allora, io ho incominciato con la pittura esattamente 30 anni fa, alla fine di maggio. Quindi stiamo festeggiando i 30 anni dall'inizio di questa passione. Avevo iniziato in Alessandria con la pittura su porcellana. Era un decoro che richiedeva la minuziosità. Con un pennino, con un pennello, si facevano oggetti proprio veramente minuziosi, e da quella tecnica sono passata poi alle altre, che quindi comprendevano l'acquerello, l'acrilico, la pittura d'olio. Ho fatto diverse cose perché sono molto curiosa. Io quando mi accorgo che non conosco una cosa devo incominciare a studiarla, andare a vedere come si può fare, e quando l'ho imparata devo capire come si può migliorarla. Sono arrivata alla xilografia, che è la tecnica che stiamo presentando oggi. È una tecnica antica, parliamo di 600 anni fa, quando la xilografia era una necessità per trasmettere le immagini. Ora non è più una necessità, ma è diventato un piacere di scoprire come si può lavorare con il legno, in questo caso, oppure sempre con la stampa, con altri materiali, a partire dal rame, dal cartone e da materiali che recentemente si stanno scoprendo e sono oggetto di indagine. La xilografia che io porto avanti in questo momento porta le forme erranti che sono nate dalle forme che lascia la pittura, dalle pennellate che lasciano un colore. Io ho ingrandito le forme dei colori, le ho rese perché erranti, le ho rese camminanti tra una situazione e l'altra, per arrivare a sovrapporsi. In qualche lavoro che ho presentato oggi ci sono molte xilografie sovrapposte. Si parte sempre dal colore più chiaro, si aumenta un pochino di tono fino ad arrivare al momento in cui si pensa che quel soggetto può essere finito. Non è una... questo è solo un piacere di scoperta, non è il portare avanti la regola chiara, la regola giusta della xilografia, perché la xilografia vuole arrivare ad avere la precisione e la possibilità di riprodurre 10, 20, 50 opere dello stesso soggetto, ma non è quello che io voglio fare. Io voglio continuare a studiare quale colore posso aggiungere vicino al precedente per unirlo alle forme che entreranno in un secondo tempo e ottenere dei lavori diversi dal solito. Ecco, ma come realizza le sue opere? Su che materiale, con che materiale e su cosa? Allora, il progetto parte da un disegno fatto capovolto, perché dobbiamo sempre immaginare che quando noi facciamo un disegno sulla lastra che dobbiamo stampare, dobbiamo vederlo come se fosse nello specchio, perché poi lo mettiamo capovolto. Quindi si fa un disegno sulla carta, si sposta il disegno sul legno, intorno al disegno che noi abbiamo scelto si toglie tutto quello che noi non vogliamo, si lascia il soggetto che poi viene incastrato con un rullo,
passato sotto ad un cilindro del Tokyo stampatore e si passa tante volte fino a quando le varie tavolette hanno reso quello che si cerca. In sostanza è questo. È importante anche la scelta del colore, no? Dicevo sì, prima. Sì, 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 perché modo si la xilografia è nata in bianco e nero. Però poi si sono aggiunti i grigi. Adesso il trovare le varie tonalità dei grigi è un gioco intrigante, perché è questione di quanto bianco si aggiunge e poi anche degli accostamenti, perché lo stesso colore accostato in modo diverso su un altro colore, pur con la stessa tonalità usata per la stampa, si ottiene un risultato un pochino diverso. E questo è il bello dello studio che sto... Certo, quali sono le mostre che ha fatto in precedenza, prima di questa? Se parliamo prima di questa, parlando di pittura ne ho fatte molte, ho girato un po' dappertutto, in Italia e anche un pochino all'estero. Ma con la xilografia ho esposto a Vercelli, dove faccio parte dell'associazione Printmaking Vercelli. Siamo 8 soci fondatori, con un maestro che ha dato il via a questa associazione. Insieme continuiamo una ricerca ed esponiamo dove il direttore artistico di questa associazione trova le comunicazioni giuste per farci esporre. Sono stata a Kazan, in Tatarstan, in Russia, abbiamo esposto a Mosca, abbiamo esposto in Italia, sono stata a Napoli, a Salerno, quindi Torino, in diverse località, sia in Italia che all'estero. Quindi farti capire che lei non usa solo nelle sue opere la xilografia, ma anche la pittura, o sbaglio, pittura, prima perlomeno. Io parto dalla pittura per prendere le forme che poi sposto nella xilografia. Il progetto l'ultimo che abbiamo fatto è stato in Polonia, a Łódź, dove siamo stati nell'Accademia, e è stata una bella esperienza, certo, che ci ha portato probabilmente ad un'altra mostra di ritorno, perché poi sono incontri che fanno conoscere persone che si incuriosiscono e con queste si scambiano le conoscenze. Ci sono anche ci sono dei maestri, degli esempi, dei pittori che lavorano alla xilografia importanti, quali lei si è ispirata? Adesso che io conosca in questi anni io conosco Artamonov, che è il presidente dell'associazione di incisori del Tatarstan, e anche lì è un gruppo di docenti preparati che sta lavorando molto bene. Bene. No, io volevo sapere se per il futuro ci saranno altre mostre di questo tipo nella nostra zona oppure altre tecniche. Allora, domenica prossima sarò a Carnago è verso i laghi, il lago Varese, da quelle parti, e lì espongo con un gruppo di incisori italiani e un gruppo di incisori della Serbia che vengono da Nis. Ok, sempre di xilografia, giusto? Invece altre cose, altre tecniche, altri progetti? Progetti di altre tecniche in questo momento non mi viene in mente niente. Sto lavorando, però non per un lavoro specifico. Bene, allora ringraziamo Sabina De Alessi, la pittrice che presenta questa mostra, le sue opere, Cristina Saracano del blog Alessandro Today. Buon auguri, grazie, buon lavoro, grazie. Auguri.